avere Olga qui, che ieri sera oltretutto era ha cenato a casa mia e ha scambiato alcune parole con mia moglie, che è rimasta molto colpita anche dalla giovane età di Olga e da tutto quello che ha fatto. E che arriva a Pesaro subito dopo essere stata insignita e premiata a Palazzo Chigi a Roma per il premio Alex Langer. Alex Langer, che a Isola del Piano comunque ha lasciato più di un segno, perché io mi ricordo che quando noi eravamo a Montebello insieme a Gino Girolomoni, con la cooperativa Girolomoni, Alex molte volte e molti insieme a altri amici è venuto a trovarci a Isola del Piano, abbiamo passato dei momenti fantastici e interessanti. E Olga è una ragazza possiamo dire, perché ha l'età di mia figlia, per cui una ragazza che lotta, una ragazza che ha subito anche delle torture e che è in esilio, e che venga premiata con questo premio Alex Langer, secondo me è un segno che l'utopia, chiamiamola, l'utopia, il sogno che aveva Langer ancora continua ha sparso semi in tutto il mondo. Ed è una cosa veramente importante per noi, perché dovremmo tutti, cioè sono convinto vedendo l'uditorio che tutti sanno di cosa si parlerà, però se ognuno di noi prende da questa giovane ragazza quello che viene chiamato il virgulto, il seme, farlo germogliare, ognuno di noi stasera sarà più ricco.